Covid, il governatore Zaia in pressing sul governo, lo scenario è mutato, ora devono cambiare le regole. Parrucchieri ed estetiste, da oggi scatta il Green Pass obbligatorio, ci sentiamo più sicuri. Centri commerciali, ecco come vengono gestiti i Green Pass, dove attività diverse condividono gli stessi spazi. Traffica di controlli nelle zone calde di Vicenza, dal Mercato Nuovo a Campo Marzo, blitz nei campi nomadi. Montecchio Maggiore sfreccia a 125 km all'ora nel centro abitato, maxi multa per un quarantenne. A Venezia viene celebrata la festa della Polizia Locale del Veneto, riconoscimento per un'operazione del NOS. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Vicenza. Veneto a rischio paralisi, causa quarantene, così Zaia va in pressing sul governo. Rivedere le regole, la semplificazione è una strada segnata. Semplificare e vaccinare, la strategia del Presidente, oggi intanto superati 10 milioni di dosi. La vera strategia davanti a questa mole di contagiati è quella di concentrarsi sui sintomatici. Io penso che noi ci stiamo avvicinando a questo scenario, che è quello di rendere endemico il virus. Penso anche che dobbiamo fare in modo di liberare un sacco di cittadini che oggettivamente sono oggi in preda a tutte queste regole che noi vorremmo semplificare. La traiettoria del virus è cambiata, per questo occorre modificare le regole che in queste settimane stanno tenendo a casa migliaia di veneti, la maggior parte dei quali positivi, asintomatici o semplici contatti stretti negativi. La situazione è seria e gli allarmi che arrivano da scuole e aziende quasi paralizzate lo dimostrano. Zaia porta un esempio su tutti. Sarà mica possibile che nella scuola primaria, considerate che sta roba io l'ho contestata dal primo giorno, ad ogni caso positivo tutta la classe va in quarantena, e se uno ha la sfortuna di ritrovarsi in una classe che ogni 15 giorni ce n'è uno di positivo, si fanno la DAD tutta la vita, arrivano alla laurea con la DAD. Cioè non può stare in piedi sto sistema. Sullo sfondo le indicazioni dell'ECDC, il Centro Europeo della Prevenzione delle Malattie, e le mosse di alcuni paesi che in termini epidemiologici precedono l'Italia di qualche settimana. Insomma, la strada, dice Zaia, è segnata. L'ECDC dice di concentrarsi sui sintomatici. Allora qualcuno dice, ma la Gran Bretagna ha fatto una grande rivoluzione. Non sta facendo altro che quello che è un percorso che l'ECDC ha già segnato. Flessibilità invocata da buona parte dei presidenti di regione, alcuni dei quali si sono già mossi su un tema specifico ma cruciale, con Zaia che sembra concedere ancora un po' di tempo al Ministero. Le altre regioni hanno deciso solo uno strappo, nel senso di andare in farmacia, di portare il fine isolamento in farmacia con il tampone di prima generazione. Ci sono delle regioni che l'hanno fatto. Oggettivamente il governo, il Ministero della Salute ci ha detto che farà una circolare, è 3 giorni che dice che farà la circolare, speriamo che questa circolare si veda. La stessa curva dei ricoveri, stabile nonostante il contagio galoppi, altri 22.000 nuovi casi in 24 ore, consegna il Veneto ad altre 2 settimane di giallo, la rassicurazione di Zaia. Il merito resta inequivocabilmente dei vaccini e dopo un anno il traguardo non è soltanto psicologico. La notizia del giorno è che abbiamo passato i 10 milioni di vaccinazioni proprio stamattina. Da questa mattina in vigore anche il Green Pass obbligatorio per accedere ai negozi di parrucchiere, barbiere ed estetista. Una soluzione giusta, il commento a caldo dei vicentini. Non la solita mattinata di metà gennaio per gli esercizi commerciali dedicati alla persona. Da oggi infatti in tutta Italia per accedere a parrucchieri, estetiste e barbieri sarà obbligatorio esibire il Green Pass, ormai sempre più necessario per la vita pubblica. Io penso che sia la soluzione più giusta per venire fuori da questa pandemia, anche perché prima cosa noi come salone guardiamo la sicurezza sia dei nostri dipendenti ma sia anche dei nostri clienti, perché vogliamo che comunque si rilassino e comunque siano proprio più tranquilli nel loro posto dove c'è la cura proprio della persona, quindi comunque creare questo ambiente molto molto tranquillo e in sicurezza soprattutto. Penso che sia stata una scelta giusta, tanto cioè comunque le mie clienti sono d'accordo, è già da un mesetto che mi chiedono di mostrarmi il Green Pass, quindi va bene così, anche
anche perché anche noi ci sentiamo più sicuri. Penso che sia una misura che forse andava presa un po' di tempo fa, magari verso ottobre, quando c'è stato proprio anche l'obbligo di fare i tamponi. Una soluzione giusta, questo è il coro a caldo dei commercianti, una linea di sicurezza necessaria per il momento delicato di pandemia. Quindi da oggi fino al 31 marzo potranno accedere a questi servizi solo i clienti muniti di certificazione verde, ottenuta con vaccinazione, guarigione da Covid o risultato negativo di un tampone antigenico o molecolare. È un servizio che riusciamo a fare e certo serve anche la collaborazione comunque dei clienti, perché ovviamente chi guarisce e chi invece ha fatto le dosi, però sì, si riesce tranquillamente a lavorare. Sì. Lei ha mostrato il Green Pass? Sì, sì, ovvio. Anche il lavoro qui al centro commerciale Palladio, sempre in regola, mostrato tutto. Lui ha le carte in regola, gli può tagliare i capelli, quindi prego. Grazie mille. La gestione dei Green Pass si complica molto invece nei centri commerciali, dove convivono attività molto diverse tra loro. In questi casi come funziona? Abbiamo cercato di fare chiarezza. Attenti al Green Pass, c'era una volta la benzina, quella normale e quella super, carburante per andare in giro. Oggi per andare in giro c'è la certificazione verde, quella super per avere il libero accesso in certe attività, quella normale per altre, nessuna per poche. Certo, per capire come, dove e quando si può entrare in un negozio, bisogna studiare e studiare bene, perché non è mica facile orientarsi nella giungla dei decreti del governo con normative che si accavallano e si annodano. Ogni volta sono intere enciclopedie che arrivano piuttosto pesanti, tante pagine di disposizioni che spesso sono, come dire, convogliate per macro capitoli e argomenti, ma che spesso spaziano anche su altri campi. Quindi sono da interpretare, da leggere e rileggere. Fortunatamente noi all'interno del nostro gruppo abbiamo una task force in cui io sono partecipante e siamo sempre in contatto con il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, con cui ci confrontiamo, con cui ci relazioniamo anche con altri professionisti del settore e arriviamo alle dovute conclusioni o al modus operandi da applicare nei nostri centri. E già, i decreti anti-Covid rischiano di trasformarsi in terribili rompicapi per i centri commerciali, che sono delle vere e proprie torri di Babele, in cui convivono le attività più diverse, da cinema, bar e ristoranti, per cui è obbligatorio il Super Green Pass, ai supermercati, in cui può entrare chiunque, anche senza vaccino e senza tampone, fino ai parrucchieri, dove invece da oggi è necessario il Green Pass normale. Significa avere dei problemi di controllo, quindi di responsabilità da parte dei negozi, che dovranno assolutamente assicurare questa procedura. Da parte nostra come centro commerciale daremo supporto attraverso il personale di sicurezza e portierato, e quindi una maggiore attenzione e sicuramente un'agevolazione per la clientela, che dovrà in ogni negozio o in quei negozi individuati mostrare il Green Pass. Ma la situazione rischia persino di peggiorare con l'atteso allegato del decreto, che dovrà specificare più dettagliatamente la categoria dei negozi che, in base alla merce che vendono, hanno la necessità o meno di controllare il Green Pass a partire dal 1 febbraio e fino al 30 marzo, quando si conclude l'emergenza sanitaria, che però potrebbe essere prorogata. Il problema è che ci sono attività che negli stessi spazi vendono vari prodotti, come gli ipermercati, che rischiano di dover creare quartieri diversi, quello degli alimentari, quello dell'elettronica e quello dell'abbigliamento. E per passare da un quartiere all'altro servirebbero i Green Pass. Sì, può essere, ma non sarebbe certamente una novità, perché anche l'anno scorso, quando è partita la pandemia, l'ipermercato ha dovuto chiudere alcune aree perché appunto non assecondavano quello che era la disciplina del decreto legge del tempo. Quindi ricordo il tecnologico piuttosto che l'abbigliamento erano chiusi al pubblico a favore della parte alimentare. E ora vi chiediamo quali sono i problemi che vivete ogni giorno davanti a casa vostra, perché poi noi di Rete Veneta li porteremo al sindaco. Avete un problema? Segnalatecelo a vicenza@reteveneta.it oppure con un messaggio al 345 855 9664, ancora visitando la pagina Facebook Gli Amici di Rete Veneta Vicenza. Controlli di sicurezza non stop, questa volta nei punti più vulnerabili della città, 40 gli uomini delle forze dell'ordine in campo, verificate 91 persone e 60 autovetture. La nuova stagione della sicurezza,
Sicurezza, griffata a Paolo Sartori, il nuovo questore di Vicenza, che nonostante il fresco insedio ha già impresso un cambio di marcia nella lotta alla criminalità. Raffica di controlli non stop, dopo il blitz di ieri negli epicentri della delinquenza, anche oggi le forze dell'ordine continuano le loro incursioni nei quartieri e nelle strade dove l'allarme degrado è più alto. Dalle prime ore del mattino sono 40 gli agenti entrati in azione nei campi nomadi di Viale Cricoli e Viale Diaz, per poi spostarsi fino alla zona del Mercato Nuovo. E nel pomeriggio i blitz sono proseguiti a Campo Marzo, dove la presenza delle forze dell'ordine è ormai martellante. Forse è il caso di parlare di una nuova era per la sicurezza in città, quella che tutti chiamano era Sartori. Ancora la cronaca, esplode un colpo con quella che sembra una pistola vera. È successo davanti a un locale nella zona di Ponte degli Angeli. Sembra una pistola vera. In tarda serata un 21enne ucraino avrebbe estratto l'arma, forse fasulla, nella zona di Ponte degli Angeli, seminando il panico tra i presenti. Dopodiché, nei pressi di un locale, avrebbe esploso un colpo puntando la pistola contro un soldato americano intervenuto per disarmarlo e poi sarebbe fuggito. Sulle sue tracce i carabinieri della SETAF, che lo hanno rintracciato in poco tempo. Il 20enne ucraino è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. Sfreccia a 125 km all'ora in pieno centro abitato. Un automobilista ha perso la patente e ora dovrà pagare una maxi multa. Montecchio Maggiore, il centro abitato nell'ora di punta diventa una pista. Un 43enne di Cornedo sfreccia con la sua auto a 125 km all'ora in zona Bivio San Vitale. Sono le 8:30 di mattina quando l'uomo frantuma il limite dei 50 km orari. Fermato dalla polizia locale dei Castelli, dovrà pagare una sanzione di 845 euro, oltre ad aver perso 10 punti della patente che gli è stata ritirata per almeno 6 mesi. A Montecchio Maggiore nel 2021 le multe rilevate col telelaser sono aumentate di 7 volte, passando da 13 violazioni dell'anno prima a 90. Anche le contestazioni per eccesso di velocità elevate dalle pattuglie sono passate dalle 48 del 2020 alle 78 del 2021. E oggi in Veneto si celebrava la festa della polizia locale, cerimonia a Venezia, dove la polizia locale di Vicenza ha ricevuto un riconoscimento. Alle trombe, in Veneto è la festa della polizia locale, una celebrazione voluta dal governatore Luca Zaia. A Venezia la cerimonia va da Piazza San Marco allo storico teatro La Fenice. Qui vengono consegnate le onorificenze e la medaglia d'oro per meriti speciali per aver, con sprezzo del pericolo, impedito o contrastato azioni criminose. Premiate alcune operazioni degne di nota, una delle quali vede protagonisti quattro agenti del comando della polizia locale di Vicenza. Gli agenti Roberto Medolago, Anna Menin, Nicola Stocchero e il vicecommissario Alessandro De Francisis, che rivive i momenti dell'operazione che ha ricevuto il riconoscimento. A dicembre 2019, pochi giorni prima delle festività natalizie, alla centrale operativa è sopraggiunta una chiamata di un gruppo di 5 persone che in giro per il centro storico di Vicenza fermavano soprattutto ragazze di minorenni e con varie minacce cercavano di estorcere del denaro a favore di una fittizia associazione. Siamo intervenuti prima con un personale in borghese che hanno individuato i 5 giovani che si erano praticamente divisi lungo Corso Palladio e poi abbiamo assistito a quello che effettivamente facevano, minacciando proprio questi ragazzi, tutti minorenni, per estorcere appunto del denaro. Siamo intervenuti poi anche col personale in divisa, abbiamo fermato i 5 ragazzi e siamo riusciti a convincere i genitori dei minori a sporgere denuncia nei confronti di questi ragazzi. Così ci è stata data la possibilità di procedere nei loro confronti per truffa e riuscire ad assicurarli alla giustizia. Ancora una volta viene riconosciuta l'efficienza della polizia locale di Vicenza, dopo il premio ricevuto lo scorso novembre a Parma da parte dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. In quell'occasione a vincere era stato il Nucleo Operativo Speciale, valutato miglior progetto a livello nazionale per la sicurezza urbana. La Regione Veneto, a cui vanno i nostri ringraziamenti, ha riconosciuto alla Polizia Locale l'importanza dell'azione dell'operato anche in materia di prevenzione delle truffe, che è abbastanza usuale e frequente nelle nostre città. Quindi un lavoro quotidiano che trova anche premi e riconoscimenti da parte delle istituzioni.
E oggi via i cantieri per la realizzazione della variante dell'SP46 e proprio ieri in prefettura era stato annunciato l'avvio dei lavori. Dopo l'incontro col prefetto finalmente sembra che il cantiere dell'Albera possa finalmente sbloccarsi. Terna si è impegnata in 3 mesi a risolvere il problema dei tralicci e finirà questo ennesimo ostacolo a questo cantiere che sembra infinito. Cantiere infinito, quello dell'Albera, che questa volta però sembra sbloccarsi per davvero. Lunedì al via i lavori, giorno che verrà ricordato come l'inizio della fine di una pagina buia della nostra città. Questa mattina un vertice tra i tecnici Terna, titolare dei tralicci in questione, e ATI, in rappresentanza dell'azienda incaricata dei lavori. Un incontro tra le parti in vista degli scavi per l'eliminazione dei tralicci presto riposizionati attraverso un impianto sotterraneo. Speriamo che alla fine i vicentini possano avere quest'opera, che è fondamentale per la città di Vicenza ma anche per tutto l'ovest vicentino. Come ho detto più volte, il traffico di tutto l'ovest vicentino confluisce qua e trova in questa sede un collo di bottiglia che deve essere risolto. Alle 21.15 Focus, il programma di approfondimento con il nostro direttore Luigi Bacialli, gli ospiti Vanessa Beghin, Cesare Busetto, Joe Formaggio, Cristina Guarda, Alberto Panfilio, Luciano Sandonà e Andrea Zanoni. È tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci.